Ok, allora buongiorno, grazie per essere stati tutti, benvenuti a questo pomeriggio, quest'anno particolarmente numerosi, salutando, questo fa molto piacere a tutti, vi ringrazio della presenza, darò la parola successivamente alle autorità, al presidente provinciale Aido e vicepresidente provinciale Aido, adesso qui ve li presento. Io chiedo scusa fin da ora perché questo non è il mio lavoro, quindi faccio tutto il possibile per fare meno gaffe che posso, però le farò sicuramente. Passo la parola subito a Simona, che è la presidente provinciale. Prima però vi do una nota di servizio. Qui abbiamo il fotografo ufficiale, che è il fotoglamour di via Zarotto. Quindi alla fine di tutta questa manifestazione chi vorrà vedere le foto, acquistarle per qualsiasi cosa, si rivolgerà al fotografo di via Zarotto. A qualcuno abbiamo messo il biglietto della visita comunque. Grazie per il momento e do la parola a Simona Curti, presidente provinciale. Del concorso scolastico 2015-2016 vogliamo darvi il benvenuto condividendo con voi le nostre emozioni. Anche questo è un modo per donare qualcosa di noi stessi. La prima è l'orgoglio per il numero di alunni e di scuole che siamo riusciti a coinvolgere, oltre 3.200 studenti in più di 50 scuole, e la soddisfazione per aver portato a termine con fatica e impegno questo progetto. Poi la gratificazione per la qualità degli elaborati che ci avete proposto e per vedervi così numerosi qui oggi. Ma c'è stato anche il timore quando entravamo in classe. Ogni volta era un'esperienza nuova. Saremmo stati all'altezza dei giovani d'oggi e di quello che si aspettavano da noi? Saremmo stati adeguati alle esigenze della scuola e dei tempi? Ci siamo sempre messi in discussione e abbiamo ripercorso tante e tante volte con voi le motivazioni che ci hanno portati alla scelta di donare e di essere volontari, alla scelta di essere cittadini responsabili e partecipi alla vita della nostra comunità e dell'umanità. Ogni volta l'abbiamo fatto in modo diverso, ma sempre arrivando alla conclusione che quella era la scelta giusta e con la speranza di aver testimoniato la nostra motivazione. E oggi siamo felici, un po' perché è così che ci si sente di fronte a un risultato così inaspettatamente grande, ma soprattutto perché attraverso di voi vediamo un futuro migliore. Questo è stato per noi il fantastico concorso 2015-2016. Gli insegnanti che hanno lavorato per i ragazzi e anche i collaboratori scolastici, tutte le volte che entravamo in una scuola ci davano una mano per organizzare gli incontri. Quindi volevo fare questo ringraziamento pubblicamente perché giustamente le cose riescono se c'è collaborazione e se c'è anche molto aiuto. Grazie. Presidente provinciale Giorgio Ferrari. Passiamo ora la parola al dottor Fabi. Grazie, buongiorno. Ormai è diventata per me una bella abitudine frequentare Aido. Ci siamo visti da centinaia e mezz'anni, ho conosciuto tanti di voi e oggi è ancora più bello perché ci siete voi ragazzi delle scuole che praticate qualcosa di speciale e di essenziale, e direi che connaturato nell'essere persone umane, cioè dare qualcosa al prossimo, una parte di noi stessi, a volte una parte fisica, spesso doniamo anche parti non fisiche, affettive, amicizia, relazioni, sentimenti, accoglienza. Anche questo è dare una parte di sé al nostro simile perché possa stare meglio. E se sta meglio lui, stiamo meglio anche noi.
è il dono, una manifestazione che non pretende qualcosa in cambio, ma che nel momento in cui fa stare meglio qualcun altro ci ritorna con quel gesto l'essenza e il significato che ha. Questa è una cosa che dobbiamo praticare, direi, quotidianamente. Dobbiamo praticare all'interno di una struttura importante come questa, come questo ospedale, dove c'è tanta gente che viene qua perché non lo sceglie, ma perché è di sotto. E quindi nel momento in cui li accogliamo con cordialità, con non solo con professionalità tecnica, ma anche con cordialità affettiva, noi completiamo il gesto più bello, che è quello della cura del prossimo. Poi naturalmente se escono guariti sono contenti, se escono guariti e trattati bene sono ancora più contenti. Questa è una delle indicazioni che diamo noi stessi ed è una delle essenze dell'essere medico, dell'essere infermiere, dell'essere professionista della sanità. E io sono onorato di lavorare con medici, infermieri, professionisti sanitari, ma soprattutto, consentitemelo, con i medici che sono qui al tavolo con me e che di questo ospedale e di altri ospedali della provincia con cui ho condiviso parte del mio percorso professionale praticano quotidianamente quanto vi ho detto. Complimenti soprattutto, e non soltanto a quelli che hanno vinto il premio, ma a tutte quelle scuole che hanno avuto la sensibilità, l'intelligenza e il profondo senso di civiltà di partecipare a questa iniziativa. Sono 20 anni che si fa e sta dando dei segni importanti e sta facendo cultura, come direbbe il nostro sindaco. Grazie e buona giornata a tutti voi. Come prima vi diceva il nostro presidente provinciale, ben 52 scuole hanno aderito al nostro progetto, una scelta consapevole. Non tutte le scuole hanno partecipato al concorso, ma noi abbiamo voluto ricordare anche quelle scuole che hanno dato a noi la possibilità di entrare nel proprio istituto comprensivo. Una di queste è la scuola di Sorbolo. A consegnare l'attestato di partecipazione la presidente del gruppo di Sorbolo, Luciana Olivieri, che prenderà la parola subito dopo di me, che ce l'aveva prima di me, e lo consegnerà alla professoressa Superbi dell'Istituto Comprensivo di Sorbolo. Quanti complimenti per il lavoro che avete svolto. Noi, voglio dire solo due cose, noi siamo dei clinici, quindi lavoriamo direttamente, però ricordo di quanto è importante tutto il lavoro che abbiamo attorno, tutto quello che c'è attorno al nostro lavoro, e manifestazioni di questo tipo, soprattutto la presa di coscienza di questo tipo, è sicuramente il miglior modo per aiutarci a poter lavorare. Ancora complimenti, grazie a tutti. Presidente provinciale, insieme al dottor Mortacci, premieranno le scuole e i ragazzi che hanno vinto i premi. Allora, partiamo dalla scuola di Borgotaro.
te lo giri così, perfetto, bellissimo. La signora la farei venire qua, venga fuori un attimo, cioè. No, no, ci state tutti, eh. Così, ecco qua, grazie, scusate, una. Perfetto, grazie. Intanto se si prepara la scuola di salso maggiore, all'insegnante Bagnani di Lucia. Thank you.
Intanto si prepara per favore Pellegrino Parmense, Mira Armellini e Jenny Peracchi. Ancora una. Ci sono esattamente quattro ragazzi da premiare: Simone Danese, Liliana Togaro, Mario Fabiani e Claudio Mele. Perfetto.